Un governo c'è e per quello che mi riguarda dura 5 anni, anche perché il governo che nasce sui cambi di idee e sui cambi di casacca non è qualcosa che corrisponde alla mia sensibilità e alla sensibilità degli italiani, quindi conto che questo governo avrà lunga e proficua vita. È, ripeto, l'inizio di un percorso, non esauriamo in 7 mesi un contratto che ci impegna per 5 anni. Ringrazio di cuore il Presidente del Consiglio, ringrazio l'amico Luigi Di Maio, ringrazio tutta la squadra del governo, perché nessun risultato sarebbe stato possibile se non ci fosse stato un governo compatto e determinato che mette il lavoro al centro. Ho dato una parola agli italiani, ho firmato un contratto di governo e quello intendo onorare fino in fondo. Ripeto, la mia parola vale più di 1000 sondaggi, mi possono dire che la Lega è il primo partito, che io potrei fare domani mattina al Presidente del Consiglio, io faccio con orgoglio il Ministro dell'Interno e intendo farlo per 5 anni. Non ci sono maggioranze diverse, premier diversi, ministri diversi, o questa è la squadra che lavora per 4 anni litigando di meno e lavorando e litigando di meno. Il governo resiste, il nostro governo? Certo. Resisterà anche dopo le elezioni? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Fino alla fine, ministro? Eh sì, però poi siamo in due, non dipende solo da me. Il mio parere è sì. L'Italia ha bisogno di un governo, ha bisogno di riforme. Ho sentito il Presidente del Consiglio, ribadisco che la lealtà della Lega al governo e al contratto non è mai stata in discussione e lo ribadisco oggi dopo la vittoria. Non ho una